Buongiorno e ben trovati per il secondo appuntamento con la domenica, una nostra trasmissione, quella di oggi, particolarmente ricca di eventi e di servizi da raccontare, per cui andiamo subito a vedere i titoli di oggi. Questi dunque i titoli degli argomenti di cui ci occuperemo in questa nostra giornata domenicale. Allora non perdiamo tempo, andiamo subito a parlare di musica. Grande successo ieri sera alla Terra Vecchia di Cerignola per il Vespro della Beata Vergine, eseguita dall'ensemble della Santa Teresa dei Maschi di Bari, diretta dai maestri Savino Manzo e Giulio Fratini nell'ambito della rassegna Noti Sacre. Sentiamo subito il servizio. Bene, lasciamo lo spazio della musica, occupiamoci di quello della cultura, andiamo a parlare di diritti umani. È stata presentata ieri mattina presso l'Istituto Tecnico Economico Dante Alighieri di Cerignola la campagna di sensibilizzazione del Club UNESCO per quanto riguarda i diritti umani. Una mostra fotografica con 10 pannelli che raffigurano i grandi della pace che farà tappa in tutte le principali scuole cittadine. Sentiamo. Rimaniamo in tema di cultura, ma stavolta ci spostiamo al piano delle cose perché ieri è stata presentata finalmente in una conferenza stampa le officine Ornari, conferenza stampa dei gestori delle officine, ovvero sia Montingelli Brothers, Francesco Montingelli e Vincenzo Ruocco. Una bella conferenza stampa con diversi intenti e voglia di fare. Sentiamo subito. E adesso apriamo una ampia pagina sportiva, iniziamo con il basket, seconda giornata oggi del campionato di Serie C Silver con impegni importanti per le formazioni opantine. La Castellano Udas è impegnata in casa contro il Ruvo di Puglia, trasferta a Brindisina invece per l'Olimpica Basket contro la formazione del Ceglie. E allora in sequenza andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato ad Ivan Scarponi per la Castellano Udas ed Andrea Morresi per l'Olimpica Basket. Sentiamole insieme. Ed ora parliamo di calcio. Prima della Serie A vi ricordo che oggi è in programma anche la giornata relativa al campionato di eccellenza regionale pugliese con l'impegnativa sfida interna dell'Audace Cerignola contro il Noicataro dopo il pareggio imprevisto contro Gallipoli nel precedente turno di campionato, con la beffa arrivata a 5 minuti dalla fine del pareggio, e oggi si cerca il riscatto. Serie A dunque, adesso con settima giornata, i due anticipi che ieri hanno premiato Chievo e Lazio vincenti su Pescara ed Udinese. Oggi le altre gare con la sfida delle 20:45, attesissima Roma-Inter, sentiamo. E così dunque siamo arrivati al termine di questa edizione della domenica. Grazie per averci seguito. Come vedete, ci stiamo migliorando per fornirvi un prodotto giornalistico che sia il più duraturo possibile e che ovviamente vi piaccia. Ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento con le nostre informazioni domani mattina con la prima edizione del telegiornale alle 9. A tutti davvero una buona domenica.